Per non stare mezz'ora in silenzio ne faccio una io. Bravo. Allora, siccome ci sono anche devoti più o meno nuovi qui, insomma, in questo, se Gurudeva può spiegare a grandi linee, se si può dire qualcosa a proposito del sentimento delle mangiare. Ok, Ramananda is asking because we are having also many new devotees in the, especially also in the Italian Sangha, if you can explain what is the mood, the feelings of the mandaris, what is that? Adilila Purkanto Bhag Gurudev dice Adilila, il canto 4 della Chaitanya Charitamrita. È menzionato. First line is start. Which foolish child can understand Brajendananda. Dice che nella prima linea dice che un bambino sciocco può capire Brajendrananda. Because we are not foolish and we are not child, we don't want to understand it. Perché noi non siamo stupidi, sciocchi e non siamo bambini, allora non vogliamo capire. Non capiamo. Foolish child, why important here mention? Perché dice che un bambino sciocco è menzionato ed è importante. I was in Terni. Io ero a Terni. And same time Gopinath and Gopika come. E quello stesso momento vengono Gopinath e Gopika. And they come out down from the car. I was near to them. E scendono dalla macchina quel tempo e io ero vicino a loro. And that time Radhika was 5-6 months old. E a quel tempo Radhika aveva la loro figlia, aveva 5-6 mesi. That time Gopinath think that is too much for her, so why not I take Radhika now in my lap? A quel tempo Gopinath pensava che era troppo per lei, allora perché voleva dare Radhika a Gurudeva nelle braccia, lo voleva dare in braccio. And she start crying. E allora quando Gopinath ha dato la bimba a Gurudeva, la bimba ha iniziato a piangere. So why mention here? She was that time foolish. A quel tempo lei era sciocca. She was so child. Era così bimba. That she don't understand is my father. Ma che non capiva a quel tempo è mio padre. Only she knows the mother who feed the breast to her. Lei conosce solo la madre che la nutriva al seno. La bambina Kishori stava in braccio a Gopika e la voleva da Gopinath, no a Gurudev. Ah, ok. Radhika si è messa a piangere perché doveva andare dal padre. Sì, grazie. So this is the, he don't recognize his father. E lei allora non ha riconosciuto il padre. This is foolish child. Questa è essere bambino. One pointed to the mother. Un punto solo fisso alla mamma. Right or not? This is foolish child. Questo è essere bambini sciocchi. They never deviate from their faith. Non deviano mai dalla loro fede. This is Chaitanya Charitamrita. Questa è la Chaitanya Charitamrita. This how this type of faith has to be there. Questo tipo di sentimento, questo tipo di fede dobbiamo avere.
Second thing. E secondo. Krishna say. Krishna dice. I want to take the mood of Sri Radhika. Voglio prendere il sentimento di Sri Radhika. What is meaning of taking mood? Qual è il significato di prendere il sentimento? These days, not we understand. Taking mood of anyone means I want to leave my mood, my ideas, my thinking, and I want to accept your thinking, and I want to live in that thinking. E prendere il mood di qualcuno significa che io lascio il mio mood e prendo il lascio il mio sentimento e prendo il sentimento, il modo di pensare, il modo di essere di quella persona. Technical word of this is a saranagati. In parole tecniche noi la chiamiamo saranagati. And the normal word is taking mood. E parole povere, in parole normali, è prendere il sentimento. And English word is surrender. E in inglese lo chiamano arresa. Krishna himself, he say, I want to take shelter of Radhika. Krishna, mood of Radhika. Krishna stesso dice voglio prendere rifugio in Radhika, il suo sentimento. And not only this, he say, you are my teacher, I am your student, all you will say to dance, I will dance it. E non solo quello lui dice anche che io, tu sei la mia maestra, io sono il tuo studente e come tu mi dirai di danzare, io danzerò. Right or not? Giusto o no? And not he become stopped here. He say, I'm a totally like a foreigner to understand your mood. E lui non si ferma solo lì, dice anche io sono un completo straniero nel conoscere il tuo sentimento, nel capire. I'm a totally foreigner to understand your mood, I'm foreigner. Sono uno straniero nel conoscere il tuo sentimento. What is meaning? Qual è il significato di straniero? The Supreme Lord is a foreigner to understand something. Il Signore Supremo è uno straniero nel capire qualcosa? He say himself that I'm a foreigner to understand your mood. Lui stesso dice io sono uno straniero, no, che non uno straniero nel conoscere il tuo sentimento. Estraneo. Estraneo, bravo, grazie. Mm-hmm. Yeah. Now what you take the meaning of these things? Ora qual è il significato you di questo? Believe reality or not? If I don't believe reality, I'm also foreigner. Voi, se uno capisce la realtà. Bene, se non la vuole capire, allora sarai anche io sarò uno sconosciuto. And after that, we don't believe that we see the energy of Krishna. E dopo tutto questo, ancora noi non crediamo che lei è l'energia di Krishna. And we don't want to accept it. E non lo vogliamo accettare. Then how I will understand Krishna? E allora come io capirò Krishna?
Krishna himself says in 10:15, see the Bhagavad Gita. Krishna stesso dice nella Bhagavad Gita 10:15. What is written? He says, I understand myself because of my energy, show me. My energy say to understand, then I understand. Lui stesso dice che lui, Krishna stesso dice che lui capisce le cose tramite la sua energia, che la sua energia glielo fa vedere, allora lui la capisce. This is Krishna Tattva. Questo è Krishna Tattva. This is the meaning of Krishna to understand. Questo è il significato di capire Krishna. But I want to know Krishna with myself, who is a very conditional, who is very ping-pong, and who is very independent. They want to understand. Ma io voglio capire Krishna tramite me stesso, che sono ping-pong, sono condizionato. How is possible? Krishna, the Supreme Lord, says, I cannot understand if the energy is not exceeded this. Krishna stesso dice, io non posso capire se la mia energia non è lì. English, read the purport of English. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. You see? You know yourself by your, you don't know yourself. Dice, dunque tu conosci te stesso tramite la tua stessa potenza interna. E Gurudeva dice, vedete, lui non conosce se stesso. Not only this, one thing more he said. This Krishna. He said, I took the mood. E non solo questo, lui dice, io prendo il sentimento. Non solo. And I cover myself. E copro me stesso. With you. Con te. Take the two pan. Prendete due pezzi di pane. Put the full butter. E mettete one pan. Pieno di burro. And if you not hold it, e allora, then it is staying, butter will stay there. E se non lo chiudete, il burro rimarrà lì. So this is the pan, is the Radhika, who hold the butter. This is the beauty of Chaitanya. E Radhika è come il pane che tiene insieme il burro. E questa è la bellezza anche della Chaitanya Mahaprabhu. Burro is a melting, you know? Il burro si scioglie. Melting, nature of the burro to melt. La natura del burro è quella di sciogliersi. Butter is the nature to melt. Il burro ha la natura di sciogliersi. He can escape any place, butter. Very carefully you have to, if you put the butter and the bread is hot, you have to very carefully, it can drop in your throat. Il burro può scivolare da tutte le parti. Se avete sul pane del burro ed è caldo, quello ti può cadere da un momento all'altro e ti macchi i vestiti. So he escaped from there is the nature of butter. E quella di scivolare è la natura del burro. But this is the nature of the bread who holds the butter. Ma la natura del pane è quello di tenere fermo il burro. That is Chaitanya. Questa è Chaitanya. If you want to hold your butter carefully, you have to take the shelter of Radhika.
no way out. Se volete tenere fermo il vostro burro, dovete prendere rifugio in Radhika, non c'è altro modo. Well, how you can hold it? Come farete a tenerlo? You have to keep it in the freezer that it not become melting. E allora lo dovete tenere nel freezer che non si scioglie. Then you cannot eat it. E allora però dopo non lo you puoi cannot mangiare. Test it. Sorry, eat. You cannot test non it. Lo potete assaggiare. If you want to test it, you have to careful. Se lo volete assaggiare, dovete stare attenti. Claro? Chiaro? Chiaro. Chiaro, chiaro, Gurudev. That's the thing. Questo è quanto. Is a normal. Prabhupada say, last line of Bhagavad Gita, if you want to be normal, I think one day, why Prabhupada said to be normal? Prabhupada dice nell'ultima linea della Bhagavad Gita che bisogna essere normali, allora Gurudev dice... Means we are all abnormal or what? Perché Prabhupada dice che non siamo, dobbiamo essere normali? Cos'è? Noi non siamo normali, allora? They're normal. What is the reason of telling normal? If you want to be normal, se vogliamo essere normali, abnormal or what? Vuol dire che io sono. I'm so long devotee. How I can be abnormal? Come faccio a essere non normale? È così tanto che sono devoto, com'è possibile? Yes, we are abnormal. Sì, noi non siamo normali. It challenges. If you are normal, what you will do? You will do, take the shelter. A pleasure giving potential. Perché se fossimo normali, allora prenderemo rifugio nella potenza del piacere. What you mean in this? One person said, I asked 25 years old practice, very senior person. He's a normal pleasure giving potency means the pure devotee who has a devotional life, who is very heavy sankirtanero. They are the pleasure giving potency. They give pleasure to Krishna. I said, thank you. Allora una volta Gurudev ha fatto questa domanda a un devoto molto anziano che era devoto da più di 25 anni, qual è? E lui gli ha risposto che chi è un grande distributore di libri, quindi sankirtanero, e lui è colui che dà più piacere a Krishna. Allora Gurudev ha detto ok, grazie. Different chapter. Yes, that. We have to be normal. We cannot be normal without mercy of Radhika. This is the meaning. Non possiamo essere normali se non prendiamo rifugio in Radhika. Questo è il vero significato. This is the point. One day I explain you. I read. Many times I tried to remember the sloka and this, that. For preaching we need the sloka and this. Gurudev dice che una volta, tante volte ha provato a I'm sannyasi, I need per to predicare remember, di ricordarsi tutti gli sloka. When I read page 4 about relation,
and with varieties of relation and devotion. And Prabhupada says Sarupa and Sarup Siddhi. After that I don't read Bhagavad Gita. Dice che però quando ha letto la pagina 4 dell'introduzione alla Bhagavad Gita e ha visto che Prabhupada ha scritto delle relazioni, dei tipi di relazione e della Svarupa e della Svarup Siddhi, allora ecco, era tutto chiaro. And honestly, I have no remembrance of any sloka. Honestly, I cannot read the sloka. Honestly, I don't know the meaning of the sloka. But when I read all Prabhupada mercy, I can understand. It becomes clear to me that what is there. E Gurudeva dice che onestamente non riesce a memorizzare gli shloka, non riesce a leggerli. Però quando legge le parole di Prabhupada tutto diventa chiaro e ne comprende chiaramente il significato. And one week would have given class in Bhagavad Gita. Whole week I wait for Uddhav to listen Bhagavad Gita. E c'è una volta alla settimana Uddhav Beya che dà la classe sulla Bhagavad Gita il giovedì, mi sembra. And so beautifully he explained. I'm surprised. E Gurudeva aspetta tutta la settimana per ascoltare quella classe perché la spiega molto bene. So all is a mercy. When this normal condition comes, all start flowing automatically. Quando è tutta misericordia, quando questa normalità arriva, questa condizione normale arriva, tutto incomincia a fluire automaticamente. Ah, your question was this. La tua domanda era questa. Sorry, I forget. Scusa, l'ho dimenticata. You about the manjari now? Yeah. No, sì, io praticamente avevo chiesto se poteva spiegare, visto che ci sono magari anche persone che sono sopraggiunte dopo, se poteva spiegare un po' com'è il sentimento delle manjari, no? Perché noi più o meno possiamo capire come il sentimento degli amici, degli amanti o dei genitori. Invece capire il sentimento delle manjari, si poteva dire qualcosa su questo, ecco. The mood of manjari, because we can somehow understand the friendship, the mother, the lover, but the manjari mood, feelings, you can explain. Manjari significa? First we need to research. What is Krishna Tattva? Prima dobbiamo cercare che cos'è il Krishna Tattva. Krishna Tattva is like a sandwich. Il Krishna Tattva è come un panino. Is a sandwich. Un panino. Krishna Tattva is sandwich. Talking about butter, but he's a because of the bread he's holding butter. Parliamo tanto del burro, però in realtà quello che tiene insieme il burro è il pane, e questo è il Krishna Tattva. And if you take out the butter, then pan is no useful. The bread is no useful, not tasteful. E se togli il burro dal pane, non ci sarà gusto. And if you give somebody give to eat butter to you, you will not eat butter. Però se ti danno anche da mangiare solo il burro, non lo mangerai da solo. Maybe one spoon you can eat, but you cannot eat it. Forse un cucchiaino ti potrai mangiare, ma tutto when no. The butter and bread is combined, then it becomes tasteful.
Solo quando il pane e il burro si uniscono insieme, allora è davvero buono. When the Mahabhav and Rasa, Rasa is Raso, Vaisa is a Krishna. When the Mahabhav and Rasa combined together, that is Ananda. È solo quando il Mahabhav e il Rasa si uniscono insieme, allora otteniamo Ananda, la pura felicità. And this is our search. Evidently we are searching for Ananda. E questa è la nostra ricerca. Noi interiormente tutti cercano Ananda, la felicità. Jiva only one pointed to search Ananda pleasure. La jiva, l'anima, ricerca solo una cosa, la felicità. When we are in the bodily consciousness, we are searching in the body of senses. Quando siamo nella coscienza del corpo, ricerchiamo la felicità nei sensi, nel corpo. And we come to my constitutional position, we also search this Ananda. Ma quando veniamo nella nostra posizione costituzionale, anche lì ricerchiamo per questa felicità. This is the nature of the soul. Questa è la natura dell'anima. How we can take it out from that? Come facciamo a rimuoverla da lì? That is Chaitanya. Questo è Chaitanya. When my ist is Radha. Quando la mia ista deva è Radha, cioè la then mia... why Krishna is there? Only why Mohan is there? Only Radha can be work. Allora, quando la mia divinità principale è Radha, allora perché ci deve essere Krishna, Mohan? Solo Radha può andare bene. No. Non funziona. This is Radha, Mohan. Questo è il Mohan di Radha. Radha's Mohan also. What is my service there? How to make both of them happy? E allora qual è il mio servizio lì di rendere tutti e due felici? When both are happy, that is Ananda. Quando loro due sono felici entrambi, quella è la vera Ananda, la vera felicità. And that is Manjari Bhav. E quello è il sentimento delle mangiare. This only can happen with taking shelter. E questo può solo succedere se prendiamo rifugio nel Mahabhav. Why? Perché? Because my material life makes me so material that I have no feeling. Perché la mia vita materiale mi ha reso così materiale che non ho sentimenti. We become like a box. Siamo diventati come una scatola. No feeling. Senza sentimenti. If there is a feeling, the people say it's bad for you. Why you feel? You have to be no feeling. Sentimental. E se invece avrai dei sentimenti, ti diranno perché hai dei sentimenti? Devi non avere sentimenti. This is the teaching of the material world. You become garbage. Questo è l'insegnamento. When you become box with no feeling, and I will easy to throw you in garbage. Easy to for me to throw it in garbage. Because we are material. But we are so foolish. We want to be no feeling to go in garbage very easily. Questo è l'insegnamento del mondo materiale, di diventare scatole senza sentimenti. Così è facile buttarci nella spazzatura e diventare spazzatura. E noi siamo così stupidi che vogliamo essere scatole
per diventare spazzatura. I'm satisfied, my senses are satisfied, little funny life is there. Oh, so Ananda, this is my pleasure and happiness, to become more material and to ready to go in garbage box. Throw, they will throw you out in garbage box. You don't need any moment, it will be empty, it will go in the garbage box. Io mangio un po', i miei sensi sono soddisfatti e questa è la vera felicità. No, non è quella la vera felicità. Se diventerete spazzatura e se siete scatole diventerete vuoti e diventerete spazzatura. They will see the date now. Ora guarderanno la data di scadenza. I see in America. Expiry date. Eh? Guardano. Is the whole packet is full. In the whole packet is a full, but is expiry. Dice Gurudeva che ho imparato in America che fanno, guardano la data di scadenza, anche se il pacchetto expiry è pieno, è scaduto, butta. Expiry, the all expiry date is garbage. Tutto quello che è scaduto è spazzatura. Means when we will become 50, 60, we are expert. Quando avremo 50, 60 anni diventeremo anche noi spazzatura. Expiry, now is useless. Siamo scaduti, siamo inutili. He not can earn anything. No, you can earn money, then nothing is happening. Total expiry date. Non puoi guadagnare più soldi, non puoi più fare niente, allora sei completamente scaduto. These are the conditions of material circumstances. Queste sono le condizioni della circostanza materiale. So, the mercy of Swami. She said, I show my breast to you. You are my baby. Shake my breast. Grow with the spirituality and grow your spiritual life. This is a motherly love. My Swami Sri Radhika gave. And then we become born in the Manjari Bhav to shake the breast of Radhika, to become baby of Radhika, a spiritual baby. Ma questa è la grande misericordia di Radhika. Lei ti dirà, vieni, ti mostro il mio seno, prendi il mio seno, il latte dal mio seno, e cresci spiritualmente, e allora noi rinasciamo come le bimbe di Radhika. Today we are listening. The most beautiful breast, if you find, is a Radhika's breast. E oggi leggevano che il se trovi il più bel seno che si trova è quello di Srimati Radhika. Right. Giusto. But we have two person can see the breast. Ma solo due persone possono vedere il seno. One is lover. Uno è l'amante. He has to open it. He has to open the button. L'amante deve aprire i bottoni. Beloved never opened the breast. L'amata, lei non si aprirà mai il seno. But mother. Ma la mamma sì, è lei che apre il seno al bambino. Like 50 people are sitting in the flight here. Why you do like this? All will see your breath. Le mamme di solito ci sono 50 persone sull'aereo davanti e aprono il seno così. Che fai? Tutti ti vedranno il seno. She do this way. Yeah. Small clothes. This. Only that
she covered, but is not covered. She is not covered. She thinks that all is my baby. Ma la mamma che farà? Se uno gli fa notare, tutti ti vedranno il seno, allora lei si metterà un piccolo panno sopra il seno che non copre niente, però lei vede tutti come i suoi bambini. All is a bambino for her. Tutti sono bambino per lei. She's a mother. Lei è madre. She's a mother. Mother has a big, big, big rasa. La mamma ha un grande, grande rasa. Mother can sew the breast, or lover can sew the. We have to open the breast of the lover, but lover Krishna has to open the breast if you want to see Radhika breast. Ci sono quindi due persone che possono vedere il seno. Uno è l'amato che però deve aprire lui il seno. And Manjari, for the Manjari, Radhika open the breast and say decorate. Baby, decorate, make the mistress. The concom. Dolphin. Dolphin on my breast. Ma Radhika per le sue bambine, le sue mangiari, aprirà il seno e dirà: venite, decorate, fatemi un disegno di un delfino. Why dolphin? Perché il delfino? Because fish cannot live without water. E perché il delfino? Perché il pesce non può vivere senza l'acqua. And Radhika not live without Krishna. E Radhika non può vivere senza Krishna. This is the condition of the love of the fish and water. Questa è l'amore del pesce e dell'acqua. They cannot live without each other. Non possono vivere senza l'uno con l'altro. And this meditation. E questa meditazione. Iron can cut by iron. My material desire will finish by meditation of Radhika's breast and Radhika's singar decoration. Is a Krishna. Singar of Radhika is a Krishna. It's all is a decoration, is all decoration. And the feeling of Radhika is only for Krishna. Il metallo lo si taglia col metallo. Il nostro desiderio materiale finirà solo se noi meditiamo sulle decorazioni di Sri Radha. Perché tutte le decorazioni di Radha sono meditazioni su Krishna. That is Shringar. Shringar means Krishna. Questo è il significato di Shringar. Shringar significa Krishna. For whom decoration? Why decoration? In material world we decorate for the to show everyone. And she decorate for only for Krishna. Perché lei si decora? Qual è il vero significato della decorazione? Noi nel mondo materiale ci decoriamo solo per farlo vedere agli altri, ma lei si decora solo per Krishna. Or one pointedness. Today was one thing. Lei ha un solo punto. Sit. Meditate. When Radhika and Krishna become tired, then Radhika take the rest at the pillow of chest of Krishna. Put the head in the Krishna's chest and like that. Quando Radha e Krishna diventano stanchi, Radharani usa come cuscino il petto di Krishna. Allora si sdraiano
e si siede sopra il suo, si sdraia sopra il suo petto con la testa. And Krishna become tired. Then he come and he rests in the breast of Radha. E anche Krishna, quando diventa stanco, si sdraia sopra il seno di Radha. What is favorable and what is not favorable? E in tutto questo, che cos'è favorevole e cosa non è favorevole? Radhe Radhe, posso fare una domanda? He's asking one question. Prima dice rispondete a questa domanda che vi ho fatto, poi un'altra domanda. La domanda è, in questo scambio di Krishna si sdraia sul seno di Radha, Radha si sdraia sul petto di Krishna, cos'è favorevole e cosa non è favorevole? È difficile. You say. I say one answer. You give one answer, I will give five answers. Se voi mi date una risposta, io vi darò cinque risposte. Ma detta così sembra tutto molto favorevole. Ramananda said, this looks everything favorable. One is not favorable. Una però non è favorevole. Radhika name is Krishnamai. E Radha, un nome di Radha è Krishnamai. Shyamamai. Shyamamai. Right? Giusto? So, what means this? E cosa vuol dire questo? Means where she see, only he see his Shyam. Jiti dekho, jiti shammai. That is shammai, na? Jiti dekho, jiti shammai. That is shammai. Jiti dekho, jiti krishnamai. This is krishnamai. What I look, only I look Krishna. Lei ovunque guarda, lei vede solo Krishna. Vede solo il suo shama. Right? Means her heart, her mind, it's all senses is only Shyamai Krishna, right or not? Significa che la sua mente, il suo cuore, i suoi sensi è tutto, vede tutto Shyama. So if the Krishna is taking the rest on the breast of Radhika, only Radhika, Krishna is living in the heart of Radhika. Krishna is there. There is nothing else than that. This is the favorable, this is the reality of Radhika. La realtà è che quando Krishna si riposa sul seno di Radhika è quello favorevole, perché lui è già dentro di lei, dentro al suo cuore. Right. Giusto o no? This is the reality. Questa è la realtà. This is the reality. And second thing, Krishna say, you are mine. You are mine. If you go to the gopis, sakis, they all are my expansion. It's not others. Is all my, even the Chandravali is, I am Chandravali. Everything is my expansion to give you the happiness in different way. But you are mine. I am always waiting for you
più mai. Radharani dice a Krishna: tu sei mio. Tutte le gopi, tutte le sakhi, persino Chandravali, sono tutte espansioni mie e io mi espando per darti solo piacere. Io ti aspetto perché tu sei mio. So she no need to show her right that I am in the chest of Krishna. I am also in the heart of Krishna. If you are not keeping other person in your heart, I have no problem, but you are mine. Quindi lei non è che deve dimostrare che lei è quella che ha il diritto di essere sdraiata sul petto di Krishna. Lei, anche lei, automaticamente è nel cuore di Krishna. I know, I see in Maharas, Manjari said, I see in Maharas all gopis are catching you. You cannot leave them because of they are holding you, that you today is only my day, I will not leave you. Le Manjari dicono, io ho visto nella danza. No, Sakhi, not Manjari. No, sorry, I am Manjari, Manjari on my madness. The gopis. They catch Krishna. They catch and say, I will dance with you in Maharas. Okay. E le gopi acchiappano Krishna durante la Maharasa, la grande danza, e dicono oggi è la mia occasione che avrò Krishna. Chandravali said, no, no, I'm yours. Today I catch you. I will not leave you. I have very carefully is dancing that Krishna will more love to him and he will. He's not going to leave to me. E allora arriva Chandravali e dice: no, io sono tua e quindi tu ora dovrai danzare con me e ti terrò molto stretto così non scapperai da nessun altro. I'm your, you have to give clothes, you have to give ornaments, you have to give everything because I'm yours. Io sono tua, allora quando tu dici io sono tua vuol dire tu ti devi prendere cura, mi devi dare vestiti, mi devi dare gioielli. Radhika, no problem. When he likes go, but she's mine. After all place traveling, he will come to me, he's mine. I bother for my Krishna. He's my Krishna. I'm Krishna Mai, always with Krishna. I never think out of that. Radharani però dice: no, tu sei mio e non ho nessun problema. Lui può andare dove vuole, tanto so che poi tornerà da me e io sono Krishna Mai, sono sempre con lui. So Manjari means would not want to think out of Radhika, they are Manjari. E Manjari significa coloro che non vogliono pensare al di fuori di Radhika. They only want to be with her as a shadow. Loro vogliono essere solo con lei come ombre. If the original is not there, then shadow will not come. Se la forma originale non è lì, allora non ci sarà l'ombra. Right or not? Giusto o no? You keep the hand original, you will see the hand shadow will be there. Se tu alzi una mano, che è l'oggetto originale, vedrai che verrà proiettata l'ombra. You keep the body and you see that shadow, you will see that. Se prendete un corpo, vedrete l'ombra. That way, Radhika is a body. Original, our original is Radhika, and we Manjari as the shadow. E Radhika è il corpo originale e le Manjari sono l'ombra. That's the existence of Manjari. Questa è l'esistenza del sentimento della Manjari. Prabhuji Goswami.
Scusa, Padmanabha Prabhu, puoi dire la... Dandavat Padmanabha Prabhu. Come stai? Bene? Metti l'audio. Ti sentiamo. Dandavat. Dandavat, dai. Tu hai molto... Sei il più anziano di tutti, devoti. You bless me. Benedicimi. Grazie, grazie. Yeah. Volevo chiedere, che io desidero diventare Radhadasi, ma quando è che io posso realmente definirmi una servitrice di Radha? So he said, I have desire to be a Radhadasi, but when is the moment I can call myself really Radhadasi? Now. Ora. Nobody can be a Radhadasi when I decide I have to be Radhadasi. No need any qualification. Per diventare una Radhadasi non c'è bisogno di nessuna qualifica, devi solo decidere il momento in cui lo vuoi essere. Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita lo dice. Krishna give condition. Krishna dà le condizioni. If you walk 80 steps on my direction, then I will walk 16 steps for you. Krishna nella Bhagavad Gita dice: se tu fai un passo verso di me, io ne farò 8. And Narayan Maharaj is telling in the hidden path of devotion, you need only greed for that. E anche you decide and say, I'm a Radha Dasi, and only think for Radhika, you become Radha Dasi. You want to be a shadow? You will become Radhadasi. E anche Narayana Maharaj nell'Hidden Path of Devotion, che non ho idea di come si chiama in italiano, dice che è solo necessario il desiderio. Tu decidi di essere una Radhadasi e pensi solo a quello e succederà. Sì, one example, material example. Un esempio materiale. One mama. Una mamma. One baby, mamma baby. Una mamma e il bambino. Nino. Nino bambino. 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 Cipria, molto smalla Cipria. Ancora più piccolo di Cipria. Lila. Yeah. Si do cacca and pipì. Lei fa la cacca e la pipì. And some mamma. Mamma. I'm dirty. Puliscimi. Bring to the room. Zitta, zitta, vieni. They clean, put the powder, soap, everything, and change the clothes. La mamma se la prende senza problemi, la pulisce, gli mette tutto il profumo, li cambia, gli mette il burotalco, li cambia i vestiti, dice ok, ora vai a giocare. One bambino, one dasi. One baby, what need qualification? What baby has a qualification in the front of mother? She is the qualified, mother is qualified to give the breast and feed a baby. This is the mother qualification. Baby has no qualification, only greed for mother is necessary. Una dasi, un servitore, un bambina, che qualifiche può avere? Non ha bisogno di qualifiche. È la mamma che ha le qualifiche e lei darà, ci nutrirà col seno e si prenderà cura. Oh, qualification is my blockage. That's not make me to be faster to move. I blocchi sono quelli che non ci rendono qualificati. All what qualified I do for spiritual life is a blockage. Cosa?
Se non abbiamo, allora non abbiamo bisogno di qualifiche, se abbiamo delle qualifiche, queste ci bloccano e non ci fanno andare più veloci. So Prabhupada writes in last line, if you want to be normal, if you want to be normal, if you don't want to be normal, no problem. But if you want to be normal, you have to take shelter of pleasure-giving potency to the mama, to Radhika. There is no way out. Believe me, he's a Mahajan. Prabhupada is a Mahajan. Prabhupada infatti lo dice nell'ultima linea della Bhagavad Gita, dice se volete essere normali, solo se volete essere normali, allora dovete prendere rifugio nella potenza del piacere, Radharani, e diventerete normali. E lui lo dice, Prabhupada stesso, che è un Mahajan, un grande santo. Padmanabha Maharaj, no? Abbiamo perso Padmanabha, maybe he went here. E poi qua, l'abbiamo trovato. Thank you. And Prabhupada writes, e Prabhupada scrive, not anything hiding to us. Non ci ha nascosto niente, Prabhupada. You go to the Babaji line. I was in Babaji line. Right? My Gurudev is Radha Govindas Babaji. Siddha Mahatma, 108 years old. Se tu vai nella linea dei Babaji, io ero nella linea dei Babaji. Il mio Gurudeva era Radha Govindas Babaji. Un Siddha Mahatma, un'anima realizzata. And his guru was Pran Gopal Goswami. Il suo guru Nityananda family. Il suo guru era Pran Gopal Goswami della Nityananda, della famiglia Nityananda. And Anandas Babaji and Vinod Baba. Vinod Baba is my friend. E Ananta Das Babaji, Vinod Baba, che è amico mio. Yeah, they are my friend. Sono miei amici. They all are telling about that. Svarupa and Svarupa Siddhi. Tutti ti diranno Svarupa e Svarupa Siddhi, forma spirituale e perfezione della forma spirituale. And by the mercy of my Gurudev, I got this in 74. E per la misericordia del mio maestro spirituale ho avuto questo nel 74. I become crazy. Sono diventato matto. And I start traveling and preaching all over the world by the grace of Prabhupada. Ho iniziato a viaggiare, a predicare per tutto il mondo grazie alla misericordia di Prabhupada. And my Gurudev also blessed me that you will travel whole world. E anche il mio Gurudeva mi ha benedetto che avrei iniziato a viaggiare per tutto il mondo. When he said to me, I am crying 1 week to him, I come to bhajan, to do bhajan here, you said to travel whole world. E quando lui me lo disse, io pianto per una settimana, ma come? Io vengo qui per fare bhajan e tu mi mandi a viaggiare per tutto il mondo. And I was very interested in preaching because I have a business class flight. I have many cars traveling with me. I was in opulence, right? E quando predicavo ero nell'opulenza perché avevo i voli in prima classe, avevo le macchine. Crazy. Pazzo. I become crazy. Sono diventato matto. I come for something, I start doing something. Sono venuto in questo mondo per qualcosa e ho iniziato a fare qualcos'altro. My Gurudev slapped me. Il mio Gurudeva mi ha schiaffeggiato. You forget your goal. Ti sei dimenticato del tuo obiettivo?
practice your Siddha Deha. Pratica la tua Siddha Deha. And Svarupa Siddhi in devotion. E la Svarupa Siddhi nella devozione. Prabhupada, I read page 4, I stop, after that I no need, I say you believe me. Credetemi, io dopo che ho letto la pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita non ho più letto niente. Ho avuto tutto lì. He gave everything in this. Lui ha dato tutto lì. What is the final he gave in the page 4? Quello che lui ha dato nel finale l'ha dato nella pagina 4. He's not Mahajan. E non è un grande santo? I say the conclusion of all Mahajan. Believe me, there is nothing. Quelle sono tutte le più la conclusione di tutto è lì, credetemi. What is our Pariyojan? Prema Pariyojan. Qual è il nostro Pariyojan? È il Prem Pariyojan. What? How Prem will come without my Sarup? E come Prem verrà senza la Svarup? Without my spiritual constitutional position, I will never develop the pure love for the my Ishtadev. Senza che io risiedo nella mia forma costituzionale, non svilupperò mai amore per la mia Ishtadev. What is this? Cos'è questo? What is my picture? What is this? La vedete che cos'è? Compass. What is the compass is my goal? E allora che è la bussola il mio obiettivo? A Radhika is my goal. O Radhika è il mio obiettivo. Radhika. The compass is a direction will show me. E allora la bussola ci indicherà la via, la direzione. What we do mistake, we make the goal of compass. Qual è il nostro errore? Noi creiamo la bussola il nostro obiettivo. Then compass not show us. E allora la bussola non ce lo mostrerà l'obiettivo. But he will say, if you sit in car, it's a compass, you show me the goal. Come farà a funzionare? Se io mi siedo nella macchina e chiedo al navigatore, qual è l'obiettivo? He will not show you. Non ce lo mostrerà. You have to put a button and write it which place you want to go in the compass. Tu devi inserire coi tasti nel navigatore qual è il tuo obiettivo, dove vuoi andare. And then compass will start running. E allora la bussola funzionerà. This is the way. When I decide the compass is my goal, go compass also understand you have no goal. And you don't desire. E allora la bussola, quando capirà che il vostro obiettivo è la bussola, dice che voi non avete un obiettivo e quindi non funzionerà. I have to walk, I have to drive the car. Io devo camminare, io devo guidare la macchina. What he will say to me? I cannot disobey this compass. I cannot disobey, we have to follow the way. E non possiamo disobbedire alla bussola, dobbiamo seguire la via. That is Sharanagati. Questa è Sharanagati, la resa. To show the way, we need that shelter. And we have to decide. What is my goal of life? Se noi ci prendiamo resa, prendiamo rifugio nella bussola, allora lui ci mostrerà la via e noi dobbiamo scegliere l'obiettivo. Sorry, I'm making my position very bad.
Now they bring me 3 envelopes, 4 envelopes. Mi hanno portato 3 buste. I say, this is for what? This is for Prem Prasad. This is for this. And this is for this. I say, okay, very good. And I keep it for giving to the person. But there is no meaning of compass to give anything. It's only the things. Compass is no meaningful now. The goal is meaningful, you know? Vedete, mi hanno dato queste 3 buste con tutte donazioni per Prem, Prasad, eccetera. Però queste non sono per la bussola, sono per l'obiettivo. Economically, I lose so much. Economicamente ho perso. But I'm honest with everyone. Ma sono onesto. Cioè, nel senso, non ci guadagna. Right? Thank you. Grazie. This is the goal. We have to honest to my brother and sister. I'm too old for now. I'm ready to go back, but I'm honest with all of you. Bisogna essere onesti con i fratelli e le sorelle. Io sono quasi pronto per tornare indietro e voglio essere onesto. Gerard. Fix the goal. Numbers will show you the way. Grazie, thank you. Oh my God. It's a long time, sorry. Fissate l'obiettivo. Fissate l'obiettivo, la bussola vi mostrerà la via. Non è finito, sai? We have time. Then I'm saying the compass is the goal, then all is in what I'm coming to me. E però quando dirò che allora la bussola è l'obiettivo, allora tutte le bustine verranno a me. No, io non ho nessuna busta, invece. Nobody give to me anything. Nessuno dà una busta per me. Rade. But honest. Ma sono onesto. Right.